scusate, era saltata la registrazione perché ci dilunghiamo. Comunque, prima che andremo via, anche se ovviamente è una cosa che non era nel programma perché non l'avevamo prevista, però quella cosa lì del cimitero, quella infiltrazione va sicuramente riparata e lo faremo. Poi servizi, voi dite sempre che noi abbiamo tagliato servizi, questo qui è il leitmotiv che avete della minoranza da quando siamo stati eletti. Dopo 6 mesi avete già detto che avevamo tagliato i servizi. Io non ho ancora capito che servizi abbiamo tagliato, perché noi da quando ci siamo non abbiamo tagliato nessun tipo di servizio. Voi non riuscite mai a dire che servizi abbiamo tagliato, perché vabbè, noi non abbiamo tagliato nessun tipo di servizio. Non sono servizi, ma è vero che il campo sportivo ha l'erba alta, questo è assolutamente sacrosanto e non va bene. C'è da dire però che prima del taglio dell'erba era l'unica cosa che faceva, se ne occupava la sportiva l'ha gestita per 16 anni il capogruppo di minoranza qua presente e l'ha fatta fallire, perché la sportiva è chiusa, è fallita, tutta il taglio dell'erba adesso compete al comune, era un lavoro che prima non competeva al comune. Quindi non è nel budget adesso, anche perché l'anno scorso, che c'era sempre il problema dell'erba alta, perché era il primo anno che c'era questa situazione, l'ha tagliata il comune, ha speso 500 euro di... signori, non bisogna fare... Sì, però non bisogna fare interruzioni. Sì, però non potete... Scusate, pubblico, non potete parlare, perché sennò devo farvi sgomberare l'aula, non potete disturbare il consiglio. Non vi posso... No, lei non può intervenire, mi scusi, pubblico. Allora non deve parlare, allora non parli. Ecco. Allora, dicevo, e quindi l'anno scorso abbiamo speso 500 euro di soldi dei cittadini per tagliare l'erba, non è andato nessuno a giocare, non l'ha mai frequentato nessuno. Quindi la valutazione è che quel campo lì, sicuramente l'erba così non va bene, adesso faremo comunque uno sfalcio straordinario, però è chiaro che non la tagliamo come la tagliava la sportiva che doveva giocarci, perché lì non lo sta usando nessuno quel campo lì. Se troveremo qualcuno che vuole, diciamo, prendersi il compound, quindi tutta l'area, allora a quel punto lì si può fare anche degli investimenti, magari cambiare anche il gruppo termico, anche perché anche qui quell'area lì l'avete lasciata in uno stato pietoso. Se dopo 16 anni il gruppo termico è ancora quello di prima, non è mai stato ristrutturato, la rete non è a norma, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe stato bello che in 16 anni qualche lavoro l'aveste fatto. E non è stato fatto. Poi altre cose che ha detto, in generale, così ritorno al punto all'ordine del giorno, sulle spese. Allora, noi stiamo spendendo i soldi, perché tutti questi lavori che sto dicendo hanno dei costi, ok? Quindi non è vero che non stiamo spendendo per i cittadini, vi ho fatto degli esempi di lavori che hanno dei costi, e dei costi anche rilevanti, perché ormai qualsiasi cosa fai ha un costo. Quindi noi i soldi che stiamo spendendo, non si capisce in cos'altro dovremmo spendere. Vogliamo avere più personale, che è una cosa che servirebbe, per la pulizia del paese. Io sarei favorevole. Il problema, che anche lì non voglio fare sempre polemica sul passato, ma noi adesso siamo in una situazione paradossale, perché noi i soldi per prendere più personale li avremo anche, ma non abbiamo la capacità assunzionale, perché siccome nel passato l'ente non ha mai assunto, ok, tu sei ancorato, anche pur avendo, diciamo, dei soldi in più, a una capacità assunzionale che è molto bassa. Quindi noi non ci possiamo permettere, per dire, dove magari potrebbe servire un operaio in più per pulire il paese. Questo è, quindi se voi avete suggerimenti, ad esempio non volete che ristrutturiamo il salone comunale, quello, il preventivo che ci hanno fatto costa 50.000 euro. Non lo volete, volete smistare in un'altra cosa, fate delle proposte, presentate delle mozioni, ma non così su un punto che non c'entra niente, presentate una bella mozione, fate le proposte, ci dite, guardate, questi soldi qua che voi spendete per questo sono sbagliati, secondo noi dovrebbero essere spesi così. Questo dovrebbe essere, dal mio punto di vista, una posizione propositiva, perché non va bene niente di tutto quello che facciamo, va bene, tanto però noi stiamo facendo. Punto. Sì, magari chiediamo anche se c'è qualche altro consigliere oltre a te. C'è qualche altro consigliere che vuole parlare? Allora, giusto per sottolineare delle cose che mi hanno toccato personalmente. Sì, è vero, io ho fatto 16 anni il presidente della... Sì. Ho fatto per 16 anni il presidente della sportiva. Tutta l'area era tagliata da noi, tutto come volontari, ma soprattutto io ho lasciato la sportiva 2 anni prima che fallisse. Quindi questa barzelletta che tu stai raccontando, e questa è una balla grossa come il mondo, perché il presidente della sportiva non si chiamava Massimo Marchetti, ma aveva un altro nome che non voglio citare. Io non ho fatto fallire proprio niente.
io non c'ero più, ho semplicemente fatto una scelta di vita dopo 16 anni, forse era il caso di cambiare. Quindi io non ho fatto fallire proprio niente. E se la sportiva era lì, è perché tutto quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto con le nostre braccia e con la nostra testa, anche quella famosa gnolottata, che tu non vuoi più che sia fatta, ma l'abbiamo fatta sempre noi, anche lì con l'aiuto da Proloco, di nostra sponte. Quindi tu che dici abbiamo lasciato il gruppo, altra cosa, tu sei venuto, anche, io me lo ricordo, hai fatto un filmato dove hai, come si dice, hai tirato giù, hai ripreso i fari spuntando la tua telecamerina verso i fari dicendo guardate cosa spende la sportiva. La sportiva certo che ha un costo, però è anche un pregio per il paese, un po' come anche l'ufficio turistico. Però queste cose sono state tutte tagliate. La sportiva non poteva stare in piedi da quando non c'è stato più la gnolottata, che dovuta al Covid è dovuta a te, perché non l'hai fatta fare. Valeva 7.000 euro giro e non c'erano più soldi. Allora, prima di dire che sono io quello che ha fatto fallire la sportiva, forse è meglio se pensi se non sei stato tu a farla fallire. Anche perché la sportiva costava per l'utenza al comune circa 10.000 euro, mal contate. Allora, una volta che non c'è stata più la sportiva, hai risparmiato 10.000 euro, che poi era la tua finalità. Tu sei sempre stato. No? Benissimo, ma quando hai risparmiato 10.000 euro, bastava che ne investissi due per il taglio del prato. Io non ho detto il campo sportivo, io ho detto il campetto. Il campetto serviva per i bambini del paese a giocarci, andavano tutti i giorni lì, tutti i giorni andavano a giocare. Adesso possono giocare a nascondino perché c'è l'erba che non sente. Però questa è la realtà delle cose, chiaramente vera, perché comunque anche tutti i saloni interni del campo sportivo, dello spogliatoio, eravamo noi a metterle a posto, eravamo noi a tirare via il tutto, e tenevamo anche il campo da tennis e il campo da beach volley, prestando il trattorino a quelli del beach volley. Non lo facevano, lo facevano loro, ma dando noi, insomma, noi tenevamo a posto un'area fin quando ci sono stato io. Dopo io non lo so, non ci sono più stato, ma tu dici che l'ho fatta chiudere io, e secondo me questo non è chiaro, non è corretto, e visto che l'hai già detto una volta lo ripeto. E forse non hai capito ancora, perché tu continui a ripetere le stesse cose senza pensare a quello che dici. Dici sempre le stesse cose, convinto che se le dici tre volte diventa verità. In realtà non ero io quello che gestiva la sportiva. E per quanto riguarda la rete, ricordo che hai convocato Boselli, me presente, era un altro dirigente, chiedendoci alla veloce tutti i documenti perché ti saresti impegnato per un bando per rifare la rete. Logicamente non è mai successo niente. Per cui, prima di dare sempre la colpa agli altri che sono cattivi, che fanno chiudere tutte le associazioni, fai un bel esame di coscienza, che forse è meglio. C'è qualche altro consigliere che vuole? Sì, allora per parlare l'altro consigliere. Hai detto prima della Tari. Allora tu mi ricordi un consiglio comunale avevi detto che non avrebbe avuto il tempo per far sì che non venisse applicato l'aumento che c'è stato l'anno scorso del 8,5%, che avresti fatto andare un referendum a tutti i cittadini di Santa Zara per poterlo svolgere entro quest'anno, cioè nel 2024. Perché non ho neanche capito la domanda, cosa c'entra il referendum per cosa? Allora, avevi detto l'anno scorso che noi per non accogliarci l'aumento dell'8,5% sì, avresti dovuto farlo in un determinato periodo che tu non hai avuto tempo, però avresti fatto all'inizio di quest'anno per poter ridurre questa tari, cosa che tu non hai fatto, mentre gli altri paesi, è vero che fanno un accordo una volta del 30 o di 15 giorni, ma hanno anche un risparmio. Per fortuna ci sono persone che abitano anche in altri paesi, quindi basta vedere una bolletta tipica di Sannazzaro per numero di abitanti e per numero di metratura per i metri e vedere che non è vero che gli altri paesi pagano di meno, assolutamente. La possibilità di avere la riduzione del 8,5% perché se tu facevi soltanto una volta ogni 15 giorni avremmo avuto risparmio.
Basta andare a guardare poi la registrazione. No, no, allora, è vero. Dici delle cose, no, no, ma non è così, vabbè. Allora, prego, il pubblico seduto, c'è una sedia di là. Ok. Prendo atto che per la minoranza era meglio avere la raccolta meno rispetto a quella che abbiamo adesso, cosa devo fare? Noi siamo invece convinti e contenti che la raccolta sia 15, una volta a settimana per il sacco nero anziché 15 giorni, una volta a settimana per il vetro anziché 15 giorni, e eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo fatto un servizio ai cittadini, poi se voi volevate togliere anche quello, va bene, quando tornerete voi, se tornerete lo farete. Se tornerete lo farete. Sì, va bene, certo, sì. Sì, quello è vero. Poi è successo che il comune ha dovuto pagare. Sì, sì, certo, quello è vero. Il comune ha dovuto pagare delle multe legate alla vostra gestione, multe molto onerose che non erano assolutamente previste, non sapevamo nulla di questa cosa. Questa multa, stiamo parlando di 120.000 euro, che poi è stata ridotta intorno ai 70.000 euro circa, in più, e questo non era stato detto nel precedente consiglio, che noi eravamo sotto procedura di infrazione, che potevamo prendere una multa di questo tipo, l'abbiamo dovuta pagare, quindi ci ha drenato tutte queste risorse che avremmo volentieri usato per pagare noi, come avevamo detto, una parte di quota dei cittadini per la spazzatura. Questo punto, poi, queste sì, va bene, la chiedi per iscritto? No, la chiedi per iscritto e te la facciamo avere. Poi, abbiamo avuto, anche lì non mi ricordo la cifra, perché voi non fate interrogazioni, quindi non posso portare carte, intorno ai 90.000 euro, che anche lì non se ne sapeva nulla, che la vecchia unione in cui noi eravamo prima, quella con Villata per intenderci, ci chiede, perché dice che voi con la precedente gestione non avete pagato dei comandi, dei servizi, del personale, dei buoni per la mensa, eccetera, eccetera. Poi abbiamo avuto 45.000 euro di richiesta dal comune di Villata perché dicono che voi non avete pagato il personale che veniva qua, eccetera, eccetera. Tutte queste robe qua noi non le sapevamo nel precedente consiglio. E sottolineo noi, perché io ho fatto parte della vostra amministrazione per 3 anni e non lo sapevo neanche come consigliere di maggioranza, rendiamoci conto. Quindi, chiaramente, avendo dovuto spendere questi soldi, eccetera, all'inizio siamo andati sotto e non avevamo più soldi per pagare una quota della riduzione della Tari. Ma state tranquilli che adesso con questi dati di bilancio, se non succedono altre cose legate al passato, voi sarete magari i primi contenti ad avere una quota finanziata per quanto riguarda la Tari. Va bene, siamo andati un po' fuori, segretario, mi scuso. Va bene, c'è qualche altro consigliere che vuole parlare però del punto all'ordine del giorno? No? Ok, allora li metto in votazione. Metto in votazione il punto all'ordine del giorno. Approvazione del punto 4, giusto? Sì. Ok, approvazione, assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024-2026, ex articolo 193 del TUEL. Chi è favorevole alzi la mano. Tutta la maggioranza. Chi è astenuto? Chi è contrario? I due gruppi di minoranza. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano. Tutta la maggioranza. Chi è astenuto? Chi è contrario? I due gruppi di minoranza. Il punto è approvato. Poi, punto numero 5, presentazione del documento unico di programmazione semplificato DUX 25-27, anche qua giusto due parole. Sì, sì. Allora, andiamo ad approvare il DUX, essendo un comune sotto 2.000 abitanti ce l'abbiamo in formato semplificato, no? Se no un documento molto, molto articolato, ma non ha senso su comuni piccoli. Il DUX chiaramente parla di politica tributaria e tariffaria, dove non sono previsti aumenta una programmazione che non hanno triennale, quindi parliamo del 2025-2027, specifico per coerenza informativa che il DUX definitivo, che ha senso, diciamo così, è quello che poi andiamo ad approvare in sede prodromica a bilancio, quindi dicembre probabilmente, salvo che ce lo proroghino, semplicemente perché è una programmazione triennale di questa portata, fatta nel mese di giugno, andrebbe fatta con delle tempistiche diverse, ma noi vediamo la legge, quindi lo facciamo, no? E quindi chiaramente andiamo alla situazione, allo stato in cui è stato prodotto il documento unico di programmazione, poi vi spiego perché questa affermazione, no? Quindi andiamo a confermare tutta la politica tariffaria. Andremo poi a modificare, perché possiamo già anticiparlo, no? Nella programmazione delle opere pubbliche, no?
il discorso che abbiamo ottenuto un finanziamento per quanto ti lascio parlare più ufficio tecnico, quello dico solo dal punto di vista contabile, per le aree omogenee, non contributo per il commissario da Cirio, ecco, e quindi è arrivato di circa 75.000 euro che andremo a inserire. Quindi questo solo che è arrivato purtroppo. Aspetta, tutto il quale non è ancora arrivato, quello è promesso. È promesso, ecco, quindi giusto per anticipare, infatti non tanti non lo vedete scritto nel corso perché quando l'abbiamo scritto insomma, giusto per capire che il documento che poi viene modificato, ma non le informazioni, non faremo ricorso all'indebitamento come già anticipato il sindaco, almeno non abbiamo visibilità per tutti gli anni considerati ovviamente la biennale, possiamo vedere molto vicino al 25, poi lo vedremo cosa succederà negli anni successivi, come anche la razionalizzazione e la riqualificazione delle spese, ma qui sono importi che chiaramente non andiamo ora, c'erano affidamenti da 150.000 euro su beni e servizi, no? Quindi chiaramente non può che essere negativo. Abbiamo già fatto una previsione di quelle che possono essere poi le nostre capacità assunzionali, no? Questo per avere poi una previsione sul 2025-2027, chiaramente con i limiti, no? Che ci danno di là della nuova modalità di calcolo, ma qui questo ve lo leggete, avete tutta la spiegazione, anche però chiaramente qua dei vincoli che nella spesa del personale del 2008-2018, cioè vi dicono potete però. Dovete stare attenti, c'è tutta una serie di vincoli che comunque dobbiamo rispettare, no? Che comunque qualche possibilità ce l'ha data e vediamo poi come poterlo utilizzare, no? E perché qui abbiamo lasciato un po' spesso, così almeno abbiamo cercato di fare una disamina sulle nostre potenzialità, che è cosa molto complessa secondo me. E chiaramente la programmazione del piano triennale di dottore pubblico ha dato perché poi chiaramente anche le cose che si iniziano come immaginate nel 2024, non abbiamo un piano delle allenazioni, quindi in questo momento non sono previste allenazioni e una valorizzazione da parte di insomma abbastanza veloce, cioè rispetto delle regole di finanza pubblica e Dux ha dato il parere anche al revisore, specifico che il revisore non è tenuto a dare il parere su Dux, okay? Non è uno dei pareri obbligatori, ma solo che noi abbiamo chiesto il rispetto, ci è stato dato perché ci sembra ancora forse soprattutto come ci troviamo in zona che fa essere perseverato insieme a tutti gli altri documenti che ho presentato prima. Perfetto, grazie dottoressa. Allora, anch'io dico due cose veloci perché ci stiamo dilungando. Allora, anche qua leggo, ad esempio, non si prevede nel corso del triennio 25-27 l'istituzione di alcun nuovo tributo. Questo è importante, i cittadini sanno che con noi i tributi non li alziamo, perlomeno quelli del comune, se poi ovviamente il consorzio dei rifiuti alza la tariffa è un altro discorso, ma qua c'è scritto carta canta che i tributi comunali non verranno mai alzati. Questo lo sottolineo perché giustamente poverini i cittadini di Sannazzaro sono abituati, ad esempio, nella precedente gestione nel 2018, che purtroppo sono stati alzati tanto sia l'IMU e anche l'addizionale comunale. Con noi questa cosa non succederà mai, è scritta qua. Poi, le opere pubbliche l'avete detto la dottoressa, ma io... Ah, ecco, vabbè, come ha detto la dottoressa, qui c'è il personale nuovo, che appunto è la dottoressa e poi l'altra dottoressa Bena, che avevamo già presentato qualche mese fa in consiglio. Ma io direi che sono cose tanto tecniche, quindi le cose principali sono queste. Lascerei la parola ai consiglieri, c'è qualche consigliere che vuole intervenire sul DUPS? Allora lo metto in votazione. Mettiamo in votazione
dove il punto numero 5, presentazione documento unico di programmazione semplificato DUPS 25-27. Chi è a favore? Alzi la mano. Tutta la maggioranza. Chi si astiene? Chi è contrario? I due gruppi di minoranza. Immediata esecutività, chi è a favore? Alzi la mano. Tutta la maggioranza. Chi si astiene? Chi è contrario? I due gruppi di maggioranza. Di minoranza. Il punto approvato. Poi, punto numero 6, approvazione e modifica al regolamento di contabilità. Qua la dico io tanto una cosa più politica. Allora, in realtà il regolamento rimarrà uguale. C'è una sola riga che cambia, che è una cosa meramente tecnica, giusto provarla, che la dico così, che è praticamente quando approviamo appunto questo in DUPS, c'è una ridondanza, cioè praticamente viene inviata, cioè il regolamento vecchio prevedeva l'articolo 5. Articolo 5, grazie segretario. Sì. Prevedeva che venisse comunque, oltre all'approvazione di consiglio eccetera, inviato entro il 20 luglio a ciascun capigruppo, a ciascun consigliere. Questa cosa qua è stata giudicata ridondante, abbiamo chiesto il parere anche al revisore, anche lui ha detto che si poteva togliere, quindi di fatto il regolamento rimane uguale, è solo una cosa tecnica, viene cambiata solo questa riga. Non ci sarà più l'invio a tutti i consiglieri entro il 20 luglio, però ovviamente rimangono tutte le motivazione, abbiamo più respiro noi degli uffici perché sì, è un periodo molto denso di scadenze, fatto salvo chiaramente che quando vengono fatte le convocazioni si potrà richiedere tutta la documentazione, quindi ci dà una settimana in più per fare le cose, che non è poco quando siamo sotto pressione come in questo periodo. Anche perché il segretario giustamente segue tanti enti che hanno tutte le stesse sì, scadenze, e quindi diciamo diminuire i passaggi burocratici evita tutta sta roba di sta capa, però dal punto di vista pratico non cambia niente. Questo è, il resto rimane uguale. C'è qualche consigliere che vuole dire qualcosa sul regolamento di contabilità? No? Allora io metto in votazione il punto numero 6, approvazione e modifica al regolamento di contabilità. Chi è favorevole? Alzi la mano. Quindi tutta la maggioranza, chi si astiene e chi è contrario? La minoranza, i due gruppi. Immediata esecutività, chi è a favore? Alzi la mano. Tutta la maggioranza. E chi si astiene, chi è contrario? I due gruppi di minoranza. Punto 6 approvato. Poi punto 7, approvazione nuovo regolamento per le sedute di consiglio degli altri organi collegiali in videoconferenza. Allora, questo qui è il regolamento che disciplina la videoconferenza. Noi abbiamo preso uno standard che ci ha redatto il dottore, il segretario. Non so, vuole dire, ma giusto due parole, segretario, vuole dire lei due cose? Sì, è stato rimesso a posto perché l'altro regolamento sostanzialmente è stato posto in essere subito dopo l'emergenza Covid, per cui ancora aveva dei riferimenti appunto alla decretazione dello stato d'emergenza. Ora che il Ministero dell'Interno tramite alcuni pareri ci ha dato la possibilità di fare i consigli in videoconferenza anche a regime, ovvero privo dello stato d'emergenza, è stato fatto questo regolamento che è un po' più organico e sono state anche ripulite delle disposizioni, per esempio, che erano molto prive di coordinamento. Ad esempio articolo 1 prima affermava che il segretario dovesse stare per forza in comune quando si fa il consiglio in videoconferenza, al comma dopo dice che o il sindaco o il segretario possono stare in comune, quindi non è chiaro a quale norma fare riferimento, come anche nella delibera c'erano delle incongruenze perché parlava sempre di decretazione dello stato d'emergenza, poi per esempio al comma 4, all'articolo 4. Vabbè, leggiamoli, ci saranno sì, ci sono, ecco, per esempio veniva data la possibilità di ottenere la trascrizione integrale degli interventi, questo per gli uffici è veramente una ghigliottina, perché chiaramente se sta scritto nel regolamento certo, dobbiamo farlo, noi in questo caso dobbiamo chiudere l'ufficio per 3 giorni oppure dare all'esterno pagando tutta la trascrizione degli interventi per il consigliere che si porta a casa una risma stampata. Questo insomma c'è la registrazione, ci sono i verbali per cui non viene lesa in alcun modo diciamo la riproduzione del consiglio, però questa è una cosa che gli uffici di Sannazzaro non si possono permettere, non sta scritta da nessuna parte nelle leggi appunto di dover dare questa cosa, e per cui è stata tolta in quello nuovo, e sostanzialmente questo qui, sono state poi tenute tutte quante le
salvaguardie, ecco, per i diritti dei consiglieri, chiaramente le convocazioni, chiaramente l'accesso a tutti i documenti. Ok, e dico una cosa io che mi ha fatto venire in mente il segretario che mi ero dimenticato. Qualche tempo fa il consigliere di minoranza Marchetti ha chiesto agli uffici, appunto valendosi su questo regolamento che adesso andiamo a modificare, la trascrizione integrale di tutto il consiglio comunale. Allora, permesso che per noi è illegittima, perché come abbiamo già spiegato le altre volte, noi ci basiamo su un consiglio comunale in presenza e videoconferenza, per cui secondo noi va applicato il vecchio regolamento che avevate approvato voi che ovviamente non prevede la trascrizione integrale. Noi però, proprio come dicevo prima, in un'ottica di collaborazione e solo da parte nostra, non di scontro, abbiamo comunque dato esito alla richiesta, tant'è che il consigliere ha ricevuto la sua, diciamo, la sua stenografia di tutto il consiglio. Quello che però vorrei dire, e così almeno i cittadini lo sanno, è che guardate quanto stanno durando i nostri consigli. Ora, voi avete chiesto, non so cosa ve ne fate, la stenografia di tutto il consiglio, dove tra l'altro ci sono i video, quindi non se li può vedere. Se io avessi dovuto dedicare del personale a fare quella cosa lì, vuol dire che il personale ci lavorava una settimana, oppure, come ha detto il segretario, dovevamo affidarlo a una ditta esterna, che ci ha dato un preventivo, ci costava 500 euro, e buttavamo via di nuovo dei soldi dei cittadini per una cosa, dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, totalmente inutile. Perché cosa ve ne fate della trascrizione di un consiglio dove siete presenti e che appunto pubblichiamo i video integrale, cioè virgola lettera per lettera, lo sapete solo voi. E, ovviamente, grazie insomma, a un po' di conoscenze informatiche, sono riuscito a fare in modo di farlo io in 30 secondi senza appunto doverlo affidare esternamente e pagare dei soldi per i cittadini. Però, ripeto, questo è un esempio di cose contro i cittadini, perché che vantaggio hanno i cittadini a fare in modo che voi abbiate una trascrizione integrale del consiglio? Non lo so. Comunque questo mi è venuto in mente adesso perché l'ha detto il consiglio, non ho tante richieste che non riesco a capire. E basta, io non ho niente da dire, questo è un regolamento tecnico che mette, diciamo, a posto alcune incongruenze che erano insomma state verificate nel precedente. Consiglieri che vogliono intervenire su questo? No? Ok, allora metto in votazione. Metto in votazione. Posso? Ma qui devo capire una cosa. In questo consiglio deve essere presente o il segretario comunale al limite, o il segretario comunale o il sindaco, ma non tutte e due assieme, cioè possono essere tutte e due assieme o uno o l'altro. No, allora in questo consiglio non si capisce, perché dice è prima una cosa e poi un'altra. Comunque il sindaco e il segretario c'è. Lui dice questo, no, questo è questo, questo no, noi questo è il presente, questo è qui non c'è questo, questo sta chiedendo. Quindi io non capisco se dovete esserci per forza tutte e due o no. Per forza sì, questo del non lo so, questo del regolamento, ma non cioè, questo è il regolamento, quello normale, questo è in presenza, questo qua, adesso non questo qua bisogna vedere, secondo me non c'è scritto, però vediamo. Questo non c'è scritto da per il segretario sicuramente, perché deve verbalizzare. Partecipa alle riunioni del consiglio, però non c'è scritto se deve essere presente. Sì, non c'è scritto, non è specificato. Sì. Comunque qui sempre lo stesso. No, infatti abbiamo fatto questo apposta, no, per fare in modo di specificare tutto quello nuovo, quello che ha detto quello nuovo. Sto cercando di non ho capito, non è neanche. Puoi riformulare la domanda. Ho parlato di determinati articoli, io non ho capito. Sì, ma era quello vecchio che diceva questo. Quello nuovo lo dice, per quello che lo facciamo, per mettere a posto. Allora, quello nuovo deve esserci il sindaco. Non il segretario. Perché comunale. Comunque no, perché comunque la videoconferenza permette l'identificazione e quindi anche devo essere in presenza. La votazione, sì. Vabbè. Sì, sì, no, non si capiva a quale facesse riferimento, per quello perché ora ce ne sono tre praticamente, uno di base, facciamo il gioco delle tre carte e l'altro che esce. Vabbè, quindi lo mettiamo in votazione. Allora, mettiamo in votazione il punto numero 7, approvazione del nuovo regolamento per le sedute di consiglio e degli altri organi collegiali in videoconferenza. Chi è favorevole alza la mano? Tutta la maggioranza. Chi si astiene? Chi è contrario? I due gruppi di minoranza. Immediata esecutività. Chi è favorevole alza la mano? Tutta la maggioranza. Chi si astiene? Chi è contrario? I due gruppi di minoranza. Il punto approvato. Ultimo punto all'ordine del giorno. Approvazione e modifica regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Allora, come ho sempre detto milioni di volte, noi fino adesso ci siamo basati su un regolamento che aveva approvato la precedente amministrazione, ma l'aveva approvato ormai tanti anni fa. Ovviamente la tecnologia è andata avanti, sono andate avanti le normative, è andato avanti tutto,
e quindi ci sembrava giusto aggiornarlo. A me dispiace che non siamo riusciti ad aggiornarlo con la minoranza, perché sarebbe stato bello collaborare almeno sulle regole del gioco, su queste cose. Voi non volete collaborare con noi e quindi ci siamo arrangiati. Sì, è registrato diversi mesi fa. Io ho detto che stavamo pensando di cambiare il regolamento comunale e che sarebbe stato... Certo, lo vediamo, li registriamo apposta. Allora, qui dico le cose che proponiamo di cambiare. Allora, dunque, le cose principali, perché alcune sono... allora, la convocazione del Consiglio, ad esempio, noi mettiamo che gli atti possono essere inviati anche in via telematica, ovviamente non c'è più il fax come una volta e quindi i consiglieri se li possono chiedere anche via mail. Poi facciamo riferimento al fatto che le sedute appunto possono essere videoregistrate, ma ci deve essere appunto il consenso del Presidente del Consiglio Comunale. Aggiungiamo una cosa che c'è in tutti i consigli, la maggior parte insomma dei consigli tranne il nostro. Allora, quando un oratore si dilunga, ogni consigliere comunale ha riservato un tempo massimo di 10 minuti per un solo intervento su ogni singolo punto all'ordine del giorno, e questo come replica. Mentre invece ci sono poi dei minutaggi diversi, adesso li leggo, per le altre cose, per le mozioni, eccetera. Questo per le repliche. Allora, poi, nel regolamento vecchio, quando un consigliere, turba l'ordine della seduta, il Presidente del Consiglio poteva dirgli di andare fuori, Noi abbiamo introdotto anche una via di mezzo, perché ovviamente è sempre brutto mandare via un consigliere, sostanzialmente di mandarlo fuori solo per il punto all'ordine del giorno e poi eventualmente farlo rientrare, queste per le violazioni non particolarmente gravi. Poi forme di votazione, non ci deve essere la votazione può essere segreta per decisione del Presidente o per richiesta debitamente motivata di almeno tre consiglieri, questo c'era già anche prima, presente la seduta. Noi abbiamo aggiunto: della facoltà non può comunque essere utilizzata a mero scopo di rendere più difficoltoso lo svolgersi della seduta, cioè non si deve usarla per fare ostruzionismo. Poi ammissione di funzionari, sostanzialmente l'abbiamo messa un pochino più chiara, ma è sempre la stessa cosa, cioè l'amministrazione può chiamare responsabili dei servizi, il progettista che fa un lavoro, queste cose qua, a spiegare cosa fanno. Diritto di informazione, questo è molto importante, di accesso agli atti di tutti i consiglieri. Allora, le informazioni richieste possono essere inviate per mezzo telematico, indirizzo email, laddove il consigliere comunale ne abbia comunicata una a lui riferita, alla segreteria o al presidente. In questo caso è onere del consigliere verificare il corretto funzionamento della sua casella di posta elettronica. Ovviamente, per tutelare non questa amministrazione, ma il comune in generale, anche quando non ci saremo più noi, se a me, io chiedo consigliere di minoranza, di maggioranza rilevante, chiedo gli atti e poi non mi funziona la mail o mi vanno lo spam, sono io che devo controllare questo, non è che posso imputare al comune di verificarlo. Questa è una cosa tanto per tutelare l'ente. Poi le interrogazioni. Se non viene richiesta risposta scritta, il Presidente richiede all'interrogante, questo c'era già anche prima, di leggerla e poi si dà risposta. Ecco, quello che è stato aggiunto è questo: dopo che il sindaco, l'assessore interrogato, abbia dato risposta in aula, solo l'interrogante può parlare, questo c'era già anche prima, e soltanto per dichiarare brevemente, qua abbiamo aggiunto, ovvero per non più di 5 minuti. Allora, qua era già successo una volta con il consigliere Marchetti, non si capiva qual era questo brevemente, noi abbiamo quantificato in 5 minuti massimo. Poi, interpellanze. Qua abbiamo dato anche qua il minutaggio, le interpellanze, interpellante, uno degli interpellanti, quindi chi fa l'interpellanza, ha facoltà di illustrare il contenuto dell'interpellanza per un tempo massimo di 20 minuti. Qui prima non c'era un minutaggio, abbiamo deciso di metterlo perché volendo adesso, quello regolamento di adesso, uno volendo poteva parlare fino a domani mattina e non possiamo dire niente. Tutti i consigli hanno un minutaggio per evitare appunto che magari uno che deve stare qua fino a domani faccia stare l'intero consiglio, ma soprattutto anche il personale, troppo tempo. 20 minuti, cioè abbiamo giudicato che sia un tempo sufficiente per poter dire le cose che si vogliono dire. A vantaggio pure degli altri punti, perché altrimenti uno si trattiene per 3 ore e poi gli altri vengono trattati peggio. Voi pensate, un equilibrio dentro. Oggi abbiamo trattato 8 punti, se uno di questi magari durava 5 ore, cioè di fatto rende impossibile parlare degli altri. Questo è, quindi la modifica più rilevante è che è stato messo un minutaggio per gli interventi. Per il resto,
Ah, poi ce ne sono altri, perché? Ah no, è la stessa cosa. Posso sapere quanto è l'attività del Presidente del Consiglio? Il Presidente del Consiglio del Comune, come adesso, come nel vecchio regolamento, non è stato toccato, non c'è un minutaggio. Esattamente come prima. Mi hai fatto la domanda, ti ho risposto, non c'è un minutaggio. Quindi? Posso parlare solo del Presidente, gli altri verranno solo contingentati. No, il Presidente può parlare avvalendosi del principio di imparzialità, come è scritto nel regolamento, solo per tutte queste cose che c'è scritto qua, cioè per precisare le questioni, se il consigliere si dilunga troppo, per replicare a delle domande, queste cose qua. Questo è. Poi se tu ritieni come consigliere di minoranza che sia limitare la libertà a parlare per più di 20 minuti per singolo punto, vuol dire che veramente un consiglio per voi dovrebbe durare 10 ore. Questa cosa del minutaggio c'è nella maggior parte dei consigli. Okay. Comunque vorrei che parlaste voi se volete parlare. Io quello che volevo dire su questo l'ho detto. C'è qualche consigliere che vuole parlare su questo punto all'ordine del giorno di maggioranza o minoranza? A parte il fatto che ogni tanto mi piacerebbe che ci fosse un intervento anche da parte della maggioranza, mi sembra che questa volontà di dire qualcosa sia relegata solo al ruolo del sindaco. Cose vostre, non voglio neanche sindacare, su queste cose. Allora, come hai detto giustamente tu, un regolamento del genere sarebbe stato bello condividerlo anche con la maggioranza. E magari esplicitare il fatto che c'era volontà di cambiare il regolamento. E se l'avevi detto 6 mesi fa, sarebbe stato bello ribadirlo, perché magari la gente non si ricorda, non capisce, non sono tutti qui che passano ore come fai tu tutto il giorno in questo comune. C'è gente che lavora, che magari ha anche delle altre distrazioni, ma fa niente, bisogna essere focalizzati. Quindi, punto primo, un regolamento del genere va cambiato insieme. Ricordo al nostro sindaco che quando ha fatto minoranza, lui ci teneva, lo dico a lei che magari non lo conosce, 3 ore a raccontarci delle cose stranissime, tipo la panchina gigante alla Madonna della Fontana, cose che i pannelli cos'è che facevano? Fono acustico. Sì, comunque dei pannelli che limitavano il rumore sul campo sportivo, cose che francamente erano solo dei pretesti per far perdere tempo. E stavamo qui 3 ore senza che la maggioranza avesse mai accepito il fatto che lui fosse logorroico. Lui andava avanti. Questo era la situazione. Adesso invece si è accorto che magari la minoranza o opposizione, chiamiamola, perché noi qui abbiamo un problema, che siamo una minoranza, però una opposizione di maggioranza, perché siamo più di noi, rappresentiamo il paese, adesso gli dà fastidio il fatto che... Prego. Ok. Il problema è che adesso tu hai messo dei tempi, da paura, perché ci sono delle risposte e poi ricontrobatte 2 minuti, 3 minuti. Questo è questo time, è un'altra cosa. Non fa parte di un comune di 750 abitanti, esagerando. Però è logico che a te piace raccontare, non rispondere quando io richiedo un chiarimento. Perché vuoi parlare solo tu? A te dà fastidio che la gente ti contraddica. E racconti anche balle. E te l'ho dimostrato prima con il campo sportivo. Però a noi hai messo in queste cose. Poi io voglio sapere, segretario, è tutto legale? Perfetto. Viene garantito l'intervento. Ok. Ma sì, il fatto che una mozione è stata cancellata, perché io mi sono guardato e parlava di una risposta entro i 30 giorni, cosa che qui è stato cancellato. No, è stata lasciata. No, sulla mozione no. Ma perché non c'era scritto nella mozione, comunque è previsto dei 30 giorni. 30 giorni, ma non è specificato. È previsto da TUEL, è previsto quindi. Quello, ma perché probabilmente non era quello sta nel TUEL. Non è stato cambiato. Vediamo, lo verifichiamo. Comunque è stato lasciato i 30 giorni. Comunque, in questo regolamento non è più presente. Perché potrebbe essere che nel vecchio regolamento non era presente. Vediamo un po'. Ce l'ho qua il vecchio regolamento. Allora, articolo 43 del decreto che guardo, sì, lo so che qual è. 267/2000. Allora, vediamo un po' le mozioni. Mozioni. Allora, questo consiste in una proposta tendente a fissare dei criteri. La mozione deve essere discussa o comunque discussa entro 30 giorni. Nel vecchio c'era, nel nuovo no?
No. Allora un errore, lo mettiamo. Comunque sta nel tuo, il tuo il... Beh, mandiamolo, mandiamolo adesso, lo rimediamo e lo mettiamo. Allora un errore, lo rimediamo e lo mettiamo. Inseriamo. Siamo qui, prego. No, no, il pubblico non può parlare, eh. E la secondo avvertimento, al terzo andate fuori, ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando che cosa? Cioè, se qua qualcuno si è messo in testa di fare la clac organizzata, sbaglia posto, eh. Sbaglia posto. Il pubblico non può proferire parola. Il primo che proferisce parola va fuori, ok? Dovete essere eletti se volete stare qua dai cittadini di Sannazzaro, punto. Quindi sì, emendiamolo. Su questo ha ragione il consigliere di minoranza, come nelle altre cose della, che abbiamo fatto dell'interpellanza e dell'interrogazione, assolutamente è 30 giorni. C'è qualche altro consigliere che vuole parlare su questo? No? Va bene, allora io metto in votazione il punto all'ordine del giorno, punto numero 8. Approvazione e modifiche al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Chi è a favore? Alzi la mano. Ok. Chi è astenuto? Chi è contrario? I due gruppi di minoranza. Immediata esecutività, chi è a favore? Tutta la maggioranza. Chi è astenuto? Chi è contrario? I due gruppi di minoranza. Il punto è approvato. Bene, allora io ringrazio tutti chi è riuscito a resistere fino a qua. Veramente auguro buonissima festa a tutti, ma proprio a tutti, e partecipate perché la festa è di tutti e non ha colore. Una buona serata a tutti. Adesso voglio spaccare la registrazione. No. Non so perché questo mouse...